Attività pubbliche, quindi soprattutto per il sindaco. Sono presenti gli studenti di Crisi Sbaldato, sono presenti le associazioni di categoria, le imprese, le aziende, chiunque abbia a cuore queste tematiche possa in qualche modo dare il proprio contributo lavorando in sinergia. È presente soprattutto la Regione Toscana che negli ultimi anni ha promosso una serie di leggi molto importanti, ha promosso iniziative significative sui temi dell'economia circolare che è entrata addirittura come questione all'interno Sì, l'incontro di stamani è una riflessione profonda sui due aspetti dell'economia e dell'energia nell'ambito di una rinnovata attenzione a temi che in questo momento interessano a livello planetario quello che è il nostro mondo che ci circonda. Allo stesso tempo, scendendo nel locale, abbiamo anche voluto dare la possibilità alle aziende, al mondo della scuola e agli amministratori del nostro territorio di portare un contributo sul loro pensiero, nella loro gestione di quello che è la situazione appunto territoriale, il tutto nell'ambito di una scuola, l'ISIS Sbaldarno, che si propone come promotrice di queste iniziative e allo stesso tempo di dare l'opportunità ai suoi studenti di sviluppare quelle competenze che potranno un domani mettere a frutto sia nel mondo del lavoro, sia nel proseguire gli studi in campo universitario, che, e questa è la novità anche di cui parleremo stamani, all'interno degli istituti tecnici superiori. Cosa vuol dire economia? La regola della casa, per cui per esempio una cosa che dovete subito imparare stamattina, quando parliamo di economia, è che l'economia non appartiene soltanto ai professori, con tutto il rispetto degli insegnanti, ai finanzieri o ai grandi economisti, appartiene ai padri, alle madri,